La cottura, come vedete, sta procedendo. Non vi preoccupate, che è normale nelle carcasse dei crostacei formarsi questa schiuma. Quando andremo a filtrare il tutto, comunque, non dovrà più esserci, quindi niente schiuma, niente elementi all'interno, ma solo un liquido, che sarà il liquido che ci servirà per andare a condire i nostri spaghetti alla chitarra. Dopo 20 minuti dall'ebollizione, spegnete e lasciate riposare il vostro composto. Una volta che si è riposato, una volta che tutti gli elementi si sono interagiti tra di loro, in questo caso noi fermando la cottura non solo vengono a galla le impurità che poi andremo a togliere, ma nell'andarlo a filtrare, va bene, riscontreremo un liquido molto più chiaro. Adesso andremo a filtrare la nostra bix, la bisque, come vedete. Allora andremo a tirare la parte superiore, vedete, è venuta a galla, quindi la andremo a schiumare, togliamo tutte le impurità, in caso queste schiume che vengono a galla. Poi con l'aiuto di un cornetto cinese andremo a filtrare la nostra bisque. Il liquido ricavato ci servirà poi per andare a condire la nostra pasta. In questo tegamino abbiamo messo la zucca con delle fette di patate. Perché le faremo rosolare insieme, in quanto la zucca ci servirà come base del nostro piatto, degli spaghetti alla chitarra. La zucca dà molta dolcezza, quindi adesso abbiamo lavorato anche su un po' una parte acida, qui andremo a lavorare sul dolce. La patata servirà a far legare poi questa crema di zucca, così non andremo ad utilizzare dei leganti tipo farina, fecola o amido, ma bensì si legherà con la cottura. Adesso, dopo averla rosolata qui con le patate, abbiamo anche aggiunto un po' di sale aromatico, andremo ad aggiungere dell'acqua fredda fino a quasi a ricoprire e lasceremo cuocere fino a completo sfaldamento della zucca. Dopodiché andremo a frullare il tutto fino ad ottenere questa crema che poi andremo ad utilizzare per il nostro. Andremo anche ad aggiungere un po' di sale fino, quindi un po' di sale fino, non per insaporire, ma perché siccome il sale è anche un estrattore di liquidi, così andrà a estrarre tutto dalla zucca e lo passerà nel liquido. In questo caso poi frullando avremo una crema solida. Allora, la zucca abbiamo messo un coperchio anche per non disperdere le proprietà nutritive, quindi in questo caso abbiamo anche accelerato la cottura. La zucca è quasi a metà cottura, vedete, sta cuocendo in abbondante liquido, vedete, la patata rilascia amido e va a legarci il composto, quindi non occorre legarla con niente. Adesso la nostra zucca è già, vedete, pronta. Facciamo cuocere un altro po' senza coperchio per far evaporare un po' di liquido per poi andarla a frullare. Una volta ricavata, come vedete, già una crema con la zucca si è sbandata, andremo a frullare. In questo modo andremo a incorporare aria e renderla più semplice e più leggera. Andremo adesso a filtrare la crema che abbiamo ottenuto, precedentemente frullata, in modo da togliere eventuali grumi. Adesso andremo a tagliare i pomodorini che andremo poi a passare in padella antiaderente con uno spicchio d'aglio insieme ai gamberoni, che poi andremo ad aggiungere alla nostra pasta. In questo caso li taglieremo in quattro, quindi a spicchi. Allora, adesso andremo a scottare i pomodorini insieme ai nostri gamberi. Mettiamo un po' d'olio, scaldiamo, andiamo a scottare i nostri gamberoni. Scottiamo leggermente i nostri gamberoni. Andiamo ad aggiungere i pomodorini. Un pizzico di sale. Poi prendiamo la pasta,
la passiamo un attimino in acqua, tanto poi sarà cotta nel liquido. Un attimino. Due secondi, che andremo a completarla con la nostra bisque. Secondo d'olio. Faremo poi la nostra pasta con il liquido di cottura precedentemente preparato con le carcasse di crostaccio per circa 5-6 minuti. La nostra pasta adesso è pronta, come vedete ha assorbito tutto il brodo dei crostacei e adesso andremo a impiattare. Andiamo a fare innanzitutto un fondo con la nostra crema di zucca. Poi andremo ad adagiare su i nostri tagliolini d'olio. Una volta che il filetto è stato abbattuto, dopo che è stato scottato, precedentemente è stato marinato, viene messo sotto vuoto in appositi sacchetti e viene cotto alla temperatura di 54 gradi a vapore, perché nei sacchetti, per 40 minuti. Dopo questo tempo lo metteremo in crosta a cuocere nuovamente in forno, va bene? Vuoto e adesso lo inforneremo alla temperatura di 54 gradi per 40 minuti a vapore. Farina prof bianca? Sì, bianca, bianca, bianca. La friggere. Dopo 40 minuti il filetto pronto. Ancora un po' caldo, attenzione, non scottarvi. E poi un po' di latte per scondellare qua. Una volta stesa la nostra pasta di origano, un po' di chi è che viene a prendere il latte qua dietro, glielo porta qua dietro di me, c'è il latte. Andremo a creare dietro di me c'è il latte. Andremo a spennellare con del latte, andremo a cuocere per 180 minuti per circa 12 minuti in forno. Andiamo a spennellare adesso con del latte, in modo da renderlo anche un po' colorato. I nostri filetti sono pronti. Benissimo.
adesso andremo, dato già un po' di prima di fare un po' qua. Abbiamo due olive taggiasche, due olive dell'orto botanico di Carine. E il piatto è fatto. Andremo adesso a fare le nostre zeste d'arancia caramellate. In questo caso tiriamo fuori solo la zesta, cioè solo la buccia, la parte arancione del nostro frutto. Sottile, utilizziamo un pelo a patate, dopodiché con un trinciante andiamo a tagliare dei filetti. Questi qua ci serviranno poi per andare a decorare il nostro dessert. Li mettiamo in un tegamino, mettiamo la stessa quantità di zucchero nelle zeste, mettiamo un po' d'acqua fino quasi a ricoprirle in questo modo qui e andiamo a far caramellare. Le nostre zeste, vedete, si stanno caramellando, naturalmente evaporando la parte liquida, rimane poi naturalmente lo zucchero in maniera più concentrata e va anche a creare questo effetto lucido sulla nostra zesta, la va proprio a caramellare. Bene, adesso prepariamo il nostro sciroppo per inserire la nostra ananas in infusione. Come faremo? Aggiungeremo dello zucchero in un tegamino, dell'acqua, possiamo anche aggiungere volendo dei fiori di sambuco nell'infusione. In questo caso andremo ad aggiungere noi delle zeste di limone al suo interno, andando a creare uno sciroppo vero e proprio, uno sciroppo di zucchero. Portiamo poi il composto sul fuoco, quando inizia a bollire lo sciroppo è già pronto. Adesso il nostro sciroppo è già pronto, vedete, già bolle, quindi passiamo a spegnerlo, lo raffreddiamo leggermente in abbattitore per non cuocere l'ananas, l'ananas deve marinare e poi andremo a inserire al suo interno l'ananas. La nostra riduzione di ribes è pronta, adesso lo andremo a raffreddare e poi andremo a utilizzare come decorazione per il nostro dessert. E praticheremo noi il taglio dell'ananas per quanto riguarda la messa in infusione. Siccome abbiamo la parte interna, no, dell'ananas, in questo caso che risulta un po' più dura, per marinare noi andremo a togliere la parte interna, va bene? In questo modo qua. Con un coltellino, vedete, girate intorno alla parte più dura, in questo caso qui. Poi con un movimento in questo modo qua andiamo a togliere la parte centrale creando il buco, va bene? In modo da tagliare le nostre fette, va bene? Adesso andiamo in affettatrice. Il nostro ananas verrà poi disposto in affettatrice per tagliare delle fette sottili. In questo caso qui avremo il nostro sciroppo già preparato e raffreddato che abbiamo preparato precedentemente e adesso andremo a tagliare l'ananas sottile. E la faremo naturalmente marinare nel nostro sciroppo.
Una volta che l'ananas è in infusione nel suo sciroppo, andremo a coprirlo con della pellicola in modo aderente e lasceremo in frigo per qualche ora. Metti sotto. Sotto dove? Sotto, vai sotto. In frigo. E la nostra marinatura adesso andremo a mettere del liquore alle maratiche. Con la nostra, il nostro budino al latte di capra, andiamo a comporre il nostro piatto, la nostra ananas marinata al liquore alle malasche. Vieni, testa lo sopra.